Di cosa parliamo questa sera? Parliamo dei il titolo che abbiamo fatto, che abbiamo scelto, è effettivamente un titolo forte, no? I segreti dei grafici a candela. Chissà quali segreti nascondono i grafici a candela. Eppure non si sa, ma tendenzialmente si tende a sottovalutare proprio il grafico a candela per il semplice fatto che si pensa che leggere un grafico a candela voglia dire semplicemente sapere cos'è una candela rossa, una candela verde e sapere semplicemente cosa sono le figure delle candlestick, quindi le doji, le morning star, le shooting star, gli hammer e tutte queste figure. Di questi pattern di candele che sì, ci possono aiutare nell'operatività, ma non sono questa la chiave per andare a leggere le candele. Quindi quello che faremo oggi è andare sui grafici a vedere effettivamente che cosa ci possono svelare le candele e vi facciamo anche vedere come noi facciamo operatività e soprattutto come facciamo le nostre analisi che condividiamo anche con voi ogni domenica. Prima di partire, se mi permettete giusto 2 minuti. Ci tengo, giusto per chi magari ci conosce da poco e non sa chi siamo, ci terrei a farvi vedere chi siamo. Allora, fammi solo sapere per favore tu, Marco, se Si vedi. vede? Vedo finestra presentatore, dovresti darlo ok. Ok, allora scusa un attimo, che ora non vedi più nulla? No, vedo chi siamo e perché dovresti ascoltarci. C'è una... Ok, perfetto. Ok. Adesso è perfetto. Ok, perfetto. Siamo un po' arrugginiti. Era forse qualche settimana che non facciamo, un mesetto forse, se non di più, che non facciamo un webinar con IG, giusto? Sì, un po'. Ok, allora, giusto proprio 2 minuti per chi non ci dovesse conoscere. Come diceva Massimo, ci siamo anche visti per alcuni di voi all'IT Forum di Rimini, in cui abbiamo fatto un po' di presentazione, abbiamo ottenuto un ruolo di relatori in cui abbiamo spiegato un pochino di operatività e come ragioniamo sui mercati finanziari. E dal 2014 io e Marco studiamo i mercati e siamo due trader indipendenti. Dal 2020 siamo anche formatori e relatori nell'Accademia del Broker più grande al mondo per CFD, che è IG, che ci sta ospitando questa sera. Siamo educatori finanziari AIEF, ovvero un'associazione iscritta al Ministero dello Sviluppo Economico, e spesso siamo ospiti alle fonti TV, una televisione di economia e finanza. Qua abbiamo preso le foto più brutte che, che potevano capitare, però no, sono anche carine. E, insomma, trovate tanti nostri interventi anche sul nostro sito se volete andarli a rivedere tranquillamente. Abbiamo aiutato oltre 3.000 persone ad oggi ad ottenere dei risultati sui mercati e a gestire i propri risparmi in maniera efficiente anche partendo da zero. Lo abbiamo fatto non solo col trading, ma abbiamo noi una società che si occupa di 3 rami fondamentali: trading, investimenti e criptovalute. Quindi con queste 3 punte di diamante abbiamo circa aiutato ad oggi 3.000 persone. Abbiamo partecipato a conferenze internazionali sui mercati finanziari come speaker e abbiamo fondato OG Group, ovvero la società di formazione finanziaria più completa in lingua italiana sui temi di trading, investimenti e criptovalute. Quindi questo brevemente per far vedere chi siamo. Io non perderei altro tempo, Marco, se tu vuoi condividere i grafici, io te li condivido io. Andiamo un attimo a vedere magari qualcosa sui Vai. grafici a candele. Vado io, parto io. Ok. Sì, condividi pure. Ok, allora fammi solo capire se vedi il grafico del Nasdaq, in questo caso giornaliero. Sì. Ok, ci sono le medie mobili e basse, giusto? Vedi questo grafico qua? Ok, Sì. allora vado a togliere la mia telecamera così forse si vede un pochino più grande lo schermo del Vado grafico. anch'io. Allora, Perfetto. grafici a candele. Ok, grazie Marco. Allora, partiamo proprio dalle basi, giusto per fare un cenno, se magari ci fosse qualcuno che davvero parte proprio dalle basi, basi, basi. Intanto ringrazio qualcuno che ci dice no, siete belli. Vabbè, dopo riaccendiamo la telecamera, grazie per la lusinga del complimento. Essenzialmente un grafico a candela, giusto brevemente come funziona. In questo caso è settato con candele rosse e verdi, le candele rosse sono le candele ribassiste, quindi in cui il prezzo ci indica un ribasso, le candele verdi sono candele rialziste in cui il prezzo ci indica un rialzo. La parte che vedete piena indica l'apertura e la chiusura della candela, mentre queste linee che noi chiamiamo spike o in italiano ombre indicano il minimo, quindi la parte bassa è il minimo e la parte alta è il massimo che la candela tocca in quel che il prezzo raggiunge o tocca in quel momento lì.
Ogni candela in questo caso vale un'ora per il semplice fatto che il grafico che ho settato adesso è un grafico H1, scusate, un grafico daily, no, scusate, ogni candela vale un giorno perché ho settato un grafico daily, quindi come vedete questo è un giorno di contrattazione e posso andare a settarmi, ad esempio, qua siamo sulla piattaforma Pro Real Time, possiamo farlo con la piattaforma di IG sui Turbo o su qualsiasi piattaforma di IG, posso settarmi il time frame anche non convenzionale. Di solito su piattaforme come MetaTrader 4 si trovano i grafici a 1 minuto, 5 minuti, 15 minuti, 30 minuti. Come vedete qua io posso anche settarmi un grafico se voglio 2 minuti, dove ogni candela vale 2 minuti. Questo è ottimo perché in alcuni casi ci sono delle strategie operative che noi utilizziamo con dei time frame non convenzionali perché statisticamente funzionano meglio. Cerchiamo di capire che cosa ci dicono le candele. Prendendo ad esempio questo grafico 2 minuti, prendiamo un attimo l'apertura di oggi sul Nasdaq, no, Marco? Secondo me capiamo Sì. molto da questo. Molti usano i volumi per fare trading. Secondo me i volumi possono essere utili, ma di certo noi li Sì. Sì. riusciamo a interpretare anche con un grafico candele. Certo, assolutamente. Cosa Cosa possiamo? che... Vai, vai, vai. No, semplicemente dicevo cosa possiamo capire in questo grafico qua. Guardate, praticamente da parte sinistra del grafico, dalle 10 del mattino fino alla parte in cui non abbiamo questi rialzi violenti, le 15:28, come il Nasdaq effettivamente facesse tutte candele abbastanza piccole, no? Le più grandi forse sono queste qua rosse delle 13:50. Che hanno fatto, vediamo questa candela qua del 13:50, è partita da 11.438, è andata a 11.427, quindi 10 punti di candela. Più o meno la media, diciamo, delle candele della mattina sul Nasdaq era all'incirca quella. Per quale motivo? Perché noi dobbiamo capire che il Nasdaq, ovviamente, è un indice americano e l'America, alle 10 italiane nostre, dorme. Quindi è vero che il future è aperto, ma i volumi non ci sono perché l'America poi si sveglia la mattina americana, ok? Orario di New Esatto. York. Di conseguenza sono le 15:30 italiane, l'orario in cui la borsa di New York, in questo caso il Nasdaq, apre. Come possiamo vedere, dalle 15:32, quindi orario di apertura, il mercato inizia a generare delle candele più violente. Queste noi le chiamiamo candele di espansione, di volatilità. Come vedete, la volatilità, che non è altro che la distanza. Ci indica essenzialmente, per farla molto semplice, prendiamo una media del valore delle candele. Supponiamo che queste candele qui sulla parte sinistra del nostro schermo facciano in media 10 punti. Una volatilità di 2 pari a 2 ci dice che una candela potrebbe fare 20 punti, quindi 10 per 2. Quindi una candela di espansione, una candela di volatilità, è una candela con volatilità alta. In questo caso, come vedete, fa più di 10 punti. Questa candela qua va da 4,70 a 5,20, 50 punti. Quella precedente da 50 a 70, sono 20 punti. Quindi candele di espansione di volatilità. Ed è normale perché quando i mercati aprono ci sono sempre questi movimenti. Quindi, prima cosa, state attenti quando il mercato apre perché tendenzialmente alle 15:30 o alle 9, per quanto riguarda il mercato europeo, il DAX o l'Italia in generale. Ci saranno sempre candele più grosse, quindi se avete posizioni aperte in scalping e siete intorno a questi orari, attenzione perché ci saranno movimenti grossi. Quello che ci dice una candela così a rialzo di espansione di volatilità è che il prezzo, se la fa così piena, quindi vedete che praticamente in questa candela siamo su un grafico a 2 minuti, no? Cos'è che ci dice questa candela verde qua? Ci dice che il prezzo parte alle chiude alle 15:32 con la candela precedente, parte alle 15:34, non va mai a fare una spike, un'ombra al ribasso, quindi non va mai a tentare di vendere un minimo o un massimo, non va mai a tentare di vendere il prezzo di apertura della candela, parte subito al rialzo e guardate qui, non fa neanche una spike praticamente rialzista, quindi vedete che non fa spike come in questo caso qui, è subito al rialzo, cioè non ha spike. Una candela senza spike cosa ci dice? Che vuole andare a chiudere sul livello massimo che ha toccato in quel time frame lì. E questo assolutamente è un segnale, soprattutto se poi la candela è una candela di volatilità, quindi una candela di espansione, come in questo caso, è un segnale assolutamente rialzista. Ora vado long lì,
probabilmente non vado long lì, o magari sì, dipende dalla strategia operativa che abbiamo. L'importante è che magari in questo caso io sto attento ad aprire un'operatività short. Ok? Quindi oggi quello che noi abbiamo fatto semplicemente, visto che anche Massimo poi ci ha confermato questa cosa qui, sul Nasdaq, è stato andare long in apertura del mercato perché abbiamo visto che c'era una forte volatilità al rialzo, grazie anche alle candele che poi noi combiniamo degli indicatori che abbiamo alcuni visti anche all'ITForum, che combiniamo diversi time frame in un diverso studio di candele di analisi dietro, che ci hanno detto che il mercato poteva andare a rialzo. Quindi siamo andati long per il semplice fatto che dalla price action la candela ci confermava, insieme ad altre cose, che il trend era un trend delineato al rialzo. Quindi questa è una prima cosa da valutare, a mio avviso. Quando il mercato fa delle espansioni, quindi candele di volatilità in una direzione, probabilmente il mercato tenderà, almeno nel breve periodo, ad andare in quella direzione. Questo lo vediamo anche con un grafico, magari, non so, 10 minuti, 15 minuti. Ok, guardate come ha fatto una candela di espansione di volatilità molto alta. Quindi questo è un segnale che il mercato è tendenzialmente long. Che cos'è che ci può dare un ulteriore segnale long? Guardiamo 15 minuti. 15 minuti il mercato essenzialmente si era posizionato sopra le medie che avevano invertito a seguito della discesa, ok, che aveva accompagnato fino a settimana scorsa. Abbiamo detto anche a ITForum che settimana scorsa, venerdì, c'erano le scadenze, venerdì 17, c'erano le scadenze sulle opzioni. E avevo proprio detto in occasione di un intervento che ci si poteva aspettare dei rialzi tecnici dovuti al coprirsi, ovvero al riacquisto, scusate, di posizioni short che i market maker avevano aperto per coprirsi dalle opzioni. Ok? Quindi ci sta un rialzo tecnico. Il trend, comunque, se poi andiamo a vedere su un time frame un po' più alto, rimane un trend tendenzialmente ribassista. Cosa che avviene spesso questa cosa, quando ci sono le scadenze tecniche, soprattutto su indici, sul petrolio, sul gas, il mercato va a provocare tutte le posizioni che sono in un determinato controtrend che le persone vanno a fare, quindi in questo caso erano tutti long, ok? Vanno a provocare fino a venerdì facendo minimi, minimi, minimi di mercato, poi scadono questi contratti. E come che esplode questa pentola che continua, il mercato continua a shortare, a shortare, a shortare, quindi mettere in difficoltà chi è contro trend alla fine, perché di quello si tratta, scadenza avviene e è il mercato che cambia un attimo direzione. Poi bisognerà capire se cambia direzione di trend oppure è solo uno scarico, come è molto probabile che sia in questa fase sugli indici. Esattamente, quindi sono tutte situazioni tecniche dovute al mercato delle opzioni e dei market maker che operano su questo mercato. Comunque, quello che ci può essere interessante adesso è che su 15 minuti, ad esempio, abbiamo le medie che noi impostiamo a 25, 100, 200 esponenziali e si sono messe sotto il prezzo e lo stanno accompagnando. Guardate come il mercato inizia ad accompagnare il prezzo al rialzo, quindi nel momento in cui io ho una candela di volatilità rialzista, quello che vado a fare tendenzialmente è essere più long che short, quindi non aprirò mai degli short in questo senso qui, piuttosto aspetto il momento per aprirmi il long. E quindi questo è un primo coso per tradare il pro trend. Una cosa che però adesso ci tengo a farvi vedere è che si vede bene secondo me su un grafico daily, quindi su un grafico giornaliero, e magari qua lo faccio vedere a te Marco se vuoi. Ti do la possibilità di condividere lo schermo. Ah, aspetta, tienilo tu, tienilo tu. Ok. Allora, volevo vedere sul grafico daily una cosa che noi facciamo sempre prima di andare in operatività, ovvero la cosa di analizzare il mercato. Secondo me è fondamentale analizzare il mercato quando si deve entrare per fare un'operazione che sia di multi-day, che sia di intraday, di scalping, quello che vogliamo. Noi dobbiamo analizzare il mercato per capire più che direzionalità abbiamo nel macro trend di periodo. La cosa che ci può aiutare in questo caso è capire i prezzi e i momenti in cui il mercato viene comprato e viene venduto. Da chi? Ovviamente dal mercato stesso, cioè dagli operatori che formano il mercato. E questo è Certo. fondamentale perché ci può aiutare anche a trovare le strategie operative o implementare le nostre strategie operative seguendo proprio queste aree, questi livelli,
in cui ci sono e succede qualcosa sul mercato e noi questa cosa la possiamo determinare e vedere grazie ai grafici a candela. Quindi ora Marco ti faccio parlare a te su questa cosa qui. Sì, se allora guardando bene, secondo me lo vedi bene dal settimanale, giusto per imparare un attimo meglio, secondo me. Perché sul settimanale, se noi prendiamo il grafico, vediamo tutta questa miriade, no, di candele, di bombardamenti rossi, no, che ci fanno capire che cosa sta avvenendo sui mercati. E se noi prendiamo delle candele significative, come le stai segnando te, quelle con la freccia, la prima rossa, bravo, poi la seconda è un pochino più sotto, che è quella lì, esatto. E iniziamo a fare questo giochino dove il mercato, noi prendiamo la candela rossa ed identifichiamo una candela di espansione rossa, ok? Quindi diciamo il trend sta cambiando perché con una rossa ha battuto diverse candele verdi, quindi le ha superate queste candele verdi se ne guardiamo bene, no? Quindi questo cosa ci fa presupporre nella nostra testa? Che il mercato vuole avere una direzione un pochino diversa rispetto alle settimane precedenti. Questa cosa qua viene confermata dalla seconda freccettina rossa, che è un mega candelone rosso, e ci fa capire proprio che lì, in quella settimana, il mercato non ha più voglia molto di salire, ok? Quindi cosa andiamo a identificare? Andiamo ad identificare semplicemente dove con quella candela rossa sono stati rotti dei minimi importanti della settimana prima, in questo caso, quindi bravissimo. Tutta quell'area lì, esatto, se noi la tiriamo fino a un rettangolo un pochino più in fondo, giusto per far capire che è vuoto, fino alla parte un pochino più laterale a destra, non tanto a sinistra. Ok, bravissimo, esatto. Tutta quell'area lì che cosa ci sta dicendo? Che il mercato non l'ha più ricomprata. Vedete come si è creato un vuoto là? E quello è una fase in cui ci sono posizioni che arrivano ancora ad essere short e quindi continuano questa fase molto potente di ribasso. E da lì identifichiamo nuove candele rosse, che è quella terza freccia che hai messo, che iniziano pian piano, lentamente, a vendere ogni giorno, ogni settimana minimi. Questo è molto chiaro sul settimanale. Vedete che ogni settimana il mercato vende minimi? E questo cosa ci fa dire? Che il mercato vuole scendere. E guardate qua anche dov'è Matteo, esatto, dove il mercato ha provato in quella candela lì a risalire e a battere la candela rossa. Avete visto che potenza nuovamente di short che è arrivata sui mercati, soprattutto sul Nasdaq in questo caso che stiamo analizzando. Esatto, proprio lì, su quel mirino, quella è un'area ancora dove le persone cosa vanno a fare? Vanno a schiacciare ancora violentemente il tasto sell perché la resistenza settimanale, dove facciamo anche le analisi noi ogni domenica gratuite su YouTube, le potete trovare con Oggi Trading e Investimenti. E noi mettiamo delle resistenze dove il mercato torna ancora a essere venduto e quindi ancora vedete che per diverse settimane il mercato crea continuamente frecce, candele rosse e soprattutto vende sempre minimi. Quindi ogni settimana il mercato continuava a vendere minimi. Poi è arrivato a un certo punto, guardate l'ultima candela rossa prima della verde, guardate lì. Qual è la prima settimana, guardate, che non ha venduto minimi. Ci avete fatto caso? Qual è la prima settimana che il mercato non ha venduto minimi? Quindi se uno ha delle posizioni short, potrebbe iniziare a dire, attenzione che la pressione è leggermente svanita, ok? E da lì non dico che andiamo long, noi di oggi non andiamo long, però andiamo a iniziare a posizionarci, per esempio, a prendere profitto. Per esempio, da posizioni short, quindi non andiamo ancora a insistere troppo. E poi da lì si fa un'altra analisi con la candela verde che recupera un pochettino, nulla di eclatante perché comunque ha mangiato solo una candela rossa. E da lì si fanno le altre analisi dove il mercato comunque continua a scendere per altre cose. Però anche lì, se identifichiamo il punto di massimo
quella linea, di quella candela verde. Ok, bravo. Quella a fianco, quella rossa, quella a fianco alla verde. Esatto, il punto di massimo di quella. Se tu metti un bel rettangolo, vedi che c'è un altro muro grosso come una casa. Esatto, bravissimo, bravissimo. Puntando, cacchio, è bravo Matteo, eh? Si vede proprio che c'è quel muro di resistenza, no? Che sta facendo una grossa, diciamo, grossi trader che si mettono completamente short e difendono quel muro lì, quella resistenza lì. Quindi fino ad allora, finché il mercato sta in quei due muri, la linea verde e il rettangolo, secondo me il mercato ci sta dicendo che ci sono tante masse di denaro che non stanno comprando, ma stanno vendendo. Ok? Questa cosa ci serve a noi? Per uno, per fare lo scalping fatto in maniera serena e tranquilla, che oggi ok siamo andati long, però ci fa capire che andare long, dobbiamo avere comunque l'occhio sempre bello aperto perché comunque siamo in controtrend a livello macro e quindi se andiamo long dobbiamo stare un attimino un pochino più all'occhio. Se andiamo short siamo più tranquilli perché siamo in una situazione di trend su settimanale, daily, qualsiasi time frame in questo momento è short e quindi se noi facciamo scalping short possiamo anche permetterci di essere un pochino meno attenti. Ok, questa è la cosa principale per capire bene l'analisi di candela e l'analisi grafica sui mercati, che è una cosa che non è chiara a tutti, cioè è una cosa complessa. Le Diamo un persone paio di non la trucchetti. guardano. Cosa? Diamo un paio di trucchetti per capire come effettivamente, perché tu hai fatto un'analisi giustissima e hai detto il mercato non compra minimi, non, scusami, non, sì, non compra minimi, non compra massimi, anzi non vende minimi e vende minimi. Però ci sono anche dei trucchi per andare a individuare poi di questi livelli che abbiamo parlato, no? Dei trucchi. Sì, Cioè, sì. bisogna Esatto. capire come funzionano i mercati, come funzionano le candele. Perché Esatto. adesso Se abbiamo noi evidenziato individuiamo. queste belle due candele che mi hai dato anche tu a evidenziare, no? Effettivamente, queste tre facciamo con le freccette. E mi hai giustamente detto che il mercato in questi tre casi qui, ci sono le X, non va mai a vendere, non va mai a comprare i massimi del giorno precedente. Anzi, Della vende settimana. sempre i minimi. Giusto? Quindi, tendenzialmente, questa Esatto. è una cosa. Guardiamo però, e questa è una cosa che in pochi notano perché ci vuole un occhio abbastanza preparato, però una volta che la notate, secondo me poi vi servirà tanto. Guardate questa candela qui, 10 gennaio, settimanale, questa qua, sembra insignificante, no? Una cosa doji si chiama, giusto nel termine di analisi tecnica classica. Questa Sì. qua. Che cosa ci dice? Questa candela qua ci dice tutto in realtà, eh. Questa candela qua è una candela che noi abbiamo lavorato per mesi, per diverse settimane dal 2022. Per quale motivo? Perché questa è una candela chiave. Perché se noi andiamo a vedere il mercato, è la candela che sancisce, è lei, non sono queste due qua rosse, è lei che sancisce il momento in cui il mercato diventa da rialzista a ribassista. Per quale motivo? Perché guardate cosa succede. Settimana del 3 gennaio. Il mercato fa una candela di espansione, quindi di volatilità rossa, perché è più grande tendenzialmente di corpo rispetto a quelle precedenti. Non rompe i minimi. Ok, vedete come questa fascia qui di prezzo del Nasdaq a 15.540 non viene rotta? Ok, quindi il prezzo rimbalza sempre e rimbalza anche nella candela del 3 di gennaio. Nella candela della settimana dopo, del 10 di gennaio, il prezzo tenta di vendere minimi e per un motivo che o l'altro, vuoi che c'era un livello, comunque se andiamo a vedere nel passato per capire perché il mercato qua effettivamente non ha venduto e non ha chiuso sotto i minimi, ma li ha ricomprati, dobbiamo andare indietro nel passato. Cosa troviamo indietro nel passato? Troviamo una fascia di compressione. Vedete queste candele che sono un pochino le ultime dopo il primo rialzo del Nasdaq. Queste tre qua, vediamo se riesco a evidenziare un po' meglio. Sulla sinistra, qua è stato praticamente un mese in cui il Nasdaq non ha fatto nulla, nel senso non è, cioè, è rimasto in balia dei 15.000.
livello di massimo storico precedente 15.000. Il mercato, nel momento in cui ha voluto andare a vendere il 10 gennaio, ci ha pensato un attimo a dire: ok, passiamo da rialzisti a ribassisti, andiamo anche sotto la media 25, quella che noi utilizziamo sempre e che fino ad oggi ci ha sempre dato, almeno fino a quando c'è stato il rialzo storico di post pandemia, ci ha sempre seguito il prezzo e noi l'abbiamo sempre battuta questa media 25 in ogni webinar che abbiamo fatto anche con IG, perché secondo noi è la migliore per vedere un'operatività daily, scusate, settimanale e daily, ma anche in intraday, media esponenziale 25. Il mercato non ha mai chiuso sotto, che ha sempre comprato la media, ha sempre fatto un processo di mean reverting, quindi di ritorno verso la media, ma poi il mercato è salito. Questa candela del 10 gennaio è stata l'ultima candela che effettivamente ha chiuso sopra la media 25. Ha chiuso sopra la media 25 e ha chiuso sopra i massimi dopo aver tentato di averli venduti. Quindi noi sappiamo che la settimana che parte dal 10 di gennaio il mercato per la prima volta ha tentato di vendere dei minimi, li ha subito ricomprati, ha tentato di risalire, non ce l'ha fatta, è rimasto in una fase di stallo. E quindi questa candela, nel momento in cui il mercato la viola a ribasso, quindi viola a ribasso il minimo della settimana del 10 di gennaio, quindi 15.150, io so, non dico con estrema esattezza perché di esatto e di preciso nei mercati e nella finanza non esiste nulla, ma io so che il mercato ha intenzione di passare da rialzista a ribassista. E quindi la mia operatività inizia a girarla short e quindi tutto quello che ho aperto di posizioni speculative su multiday, su azioni tipo NIO e compagnia bella, io me le vado a chiudere. E guardate come effettivamente va a rompere poi questo livello di 15.150 al mercato. Lo rompe con una candela di espansione tra le più grandi che ha fatto ribassiste, se non la più grande da post pandemia, da post 2020. E lo fa con una candela piena in cui apre e chiude senza spike, 17 gennaio. E quindi questo ci dice che va a vendere il minimo della settimana precedente, del 10 di gennaio, e questo minimo diventerà il punto in cui probabilmente nel futuro, abbiamo pensato, ci saranno dei livelli che il mercato non vede perché. Se noi andiamo a fare analisi tecnica classica, noi qua un livello di retracciamento ce lo mettiamo sui massimi storici, oppure su questo livello qua di minimo, scusate, di minimi precedenti. Invece io il livello ve lo metto qua sotto, il livello futuro ve lo metto qua sotto, perché questo è il livello in cui c'è un break dei minimi precedenti e il mercato gira short. Non so se è chiaro questo concetto, fatemi sapere nella chat perché questa è la chiave. Mi ha detto il segreto per i grafici e candele, questa è un po' la chiave per capire il ragionamento e la logica che ci sta dietro questi grafici. Se no, ripetiamo, eh. Ok, per Michele è chiaro, per gli altri più o meno ci siamo. Sì, io chiederei fino adesso se hanno capito o se non hanno capito. È importante questa cosa, cioè se non avete capito, ragazzi, scriveteci e noi ci rimettiamo qua, umilmente lo rispieghiamo. Ok, Ok, Giovanni, perché non sono. ripetiamo questo livello. Ok. Cioè, oggi da qui dovete uscire da questo webinar che avete imparato qualcosa. Altrimenti non usciamo da qua, ok? Povero Questa è una Massimo. cosa chiara. No, No, Massimo, stiamo scherzando. però deve essere importante che da oggi, Oggi Trading vi ha insegnato qualcosa, se no Assolutamente. è un problema. Rivediamo un attimo. Allora, ho tolto un attimo il pasticcio che avevo fatto prima, no? Che avevamo fatto prima. Fascia di prezzo. Allora, anzi, innanzitutto vediamo il mercato da dove stava arrivando. Sta arrivando da un periodo rialzista. Mercato rialzo storico del Nasdaq, massimi storici, battuto ogni record, ok? Il mercato inizia a tentennare su questi livelli qua, in quest'area dei 15.100, 15.500 e così via. Vedete che il mercato qua tenta di andare giù, ma poi viene ricomprato, 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 ok? Con queste, diciamo, 5 candele. Il mercato sta sopra la media 25.
tendenzialmente, quindi siamo in un trend rialzista. La prima candela interessante che ci dice che il mercato va a tentare di vendere tutti questa fascia di prezzo, questi minimi in cui il mercato ha combattuto per ritornare al rialzo, è stata la candela, questa qua, la evidenzio al massimo, più di così, ok? È stata questa qua della settimana del 10 di maggio, questa qua, che ha chiuso esattamente a livello di 15.150. Perché è importante? Perché in questa candela il mercato non ha chiuso al ribasso. Io per violazione del livello e violazione di prezzo intendo che il mercato chiude al ribasso, quindi che fa una candela con un corpo tutto ribassista, quindi che gli operatori cliccano, cliccano, cliccano per vendere e fanno trade al ribasso e poi il prezzo chiude sotto, quindi la giornata di trading chiude al ribasso. Qua cosa succede? Che il prezzo ricompra questi livelli, questa fascia di prezzo dei minimi precedenti e non chiude a ribasso. Quindi il mercato qui ci ha provato a scendere, quindi ha dato un primo segnale di discesa, ma poi qualcuno, che non sappiamo chi possa essere, possono essere insieme degli investitori, dei traders, delle banche di investimento, gli hedge fund, hanno ricomprato il mercato riportandolo in chiusura a 15.650, ovvero sopra i minimi precedenti, sopra i minimi della fascia. Il momento in cui il mercato ha rotto questo livello con la settimana successiva del 17 gennaio, cos'è successo? Che l'ha rotto con una candela che abbiamo detto essere tra le più grandi, se non la più grande ribassista che ha fatto nel periodo post-2020. E l'ha fatta con una candela piena, senza spike, quindi una candela che ci dice che è decisa, senza spike vuol dire che non c'è stata decisione, il mercato ha voluto andare giù e basta. Okay, non ha neanche tentato di andare su, è andato giù e basta. Ha venduto il minimo di quella candela anomala che abbiamo chiamato un po' K candle, no? Candela chiave, che aveva chiuso a 150 come minimo, 15.150. Il mercato ha venduto i 15.150 a ribasso ed è sceso. E ha chiuso al di sotto di quel livello, ha chiuso sotto la media 25 e statisticamente noi abbiamo due cose che fino a 2 anni prima avevano funzionato, ovvero la media 25 e i minimi. Violazione, e da in questo momento in poi noi abbiamo detto che è un mercato diventato un mercato probabilmente ribassista. Ma questo livello ci aiuta anche dopo, perché se noi lo andiamo a disegnare, che è 150, che poi se andiamo a vedere nel passato, perché magari facciamo un po' uno studio grafico e guardiamo che cos'è successo nel passato. Effettivamente è corrisposto al mese di agosto in cui il mercato non era più andato a fare i massimi, quindi c'era una fascia di prezzo già abbastanza evidenziata qua. Quindi il mercato qua aveva provato a vendere i minimi, li ha venduti fino a che non ha trovato poi una resistenza che era questo 15.150-170, insomma è un'area, il mercato ragiona ad aree, non ragiona mai a livelli precisi, spaccati, no? Comunque anche gli operatori quando vanno a mettere ordini grossi non lo fanno mai in un livello preciso, vanno ad aree. E di conseguenza questo è un livello in cui abbiamo detto se il mercato non supera più i 15.150-170 area, chiudendo lì sopra, il mercato non tornerà più ad essere rialzista. Effettivamente che cosa è successo anche con le candele che ha evidenziato Marco prima, ma non solo. Guardate le 3 volte, le 3 settimane in cui il mercato ha tentato di ricomprare questo livello, cosa è successo? È stato sempre venduto. Quindi, questo livello che cosa ci dice? Che anche nei momenti in cui io vado a cercare dei long multi-day sul Nasdaq, ad esempio dalla media 100, che era un bellissimo long la media 100, insomma, per chi usa analisi tecnica e anche noi comunque abbiamo fatto questo trade sulla media 100, abbiamo comprato il Nasdaq in questo caso qua. Ma dov'è che mi vado a mettere un take profit eventuale? Me lo vado a mettere in quest'area qua dei 170, perché io so che in un momento in cui il mercato tocca 170, qualcosa succede. O me lo va a rivendere, o me lo compra al rialzo, e se me lo compra al rialzo, io presumo, non sono certo, ma presumo, che il mercato mi va a fare nuovi massimi storici. Quindi questo livello dei 170 è importantissimo, perché sancisce ad oggi, fino ad oggi, o almeno adesso dobbiamo andare a cercare livelli più bassi, il livello esatto in cui il mercato è girato da rialzista a ribassista, ed è il momento esatto in cui noi abbiamo capito che il mercato poteva avere finalmente o
finalmente andare, no, è brutto, però poter aver iniziato a finire la benzina per salire. E quindi questo ne va poi a risultare una serie di cose, ovvero che magari mi chiudo le posizioni speculative, mi chiudo eventuali long che ho, mi vado a chiudere o mi vado a modificare un po' il mio piano di investimenti togliendo le cose più rischiose, mi vado a mettere più obbligazionario e quant'altro, materie prime e quant'altro. Quindi sono un po' di considerazioni interessanti. Sì. Allora, Davide dice guardare l'orario. Ok, l'orario lo puoi guardare per fare intraday, ma non per fare un'analisi di mercato. Ok, ti può servire per fare un po' di intraday ed è puoi fare un ragionamento simile per fare quel tipo di operatività, ma non per fare analisi. No, no, cioè, però il concetto di questo qua noi che stiamo spiegando oggi è il concetto di leggere una candela, cioè come funziona l'analisi Esatto. di candela, no? Che poi tu lo trasferisci Esatto. su un 3 minuti, su un 20 minuti, su un 35 minuti, su un H4, è più o meno quello, cioè ovviamente su un daily, un settimanale ha una valenza più forte perché diciamo che ci sono più concentrazioni di ordini grossi, però vale anche su timeframe più piccoli. Certo. Assolutamente. Poi dice Save Fuci, ok sul passato, ma fallo sulle ultime tre candele, non è un problema, possiamo farlo sulle ultime tre candele. L'ultima tre Cosa. candele ti dice che il prezzo sarà short almeno fino alla freccettina rossa, l'ultima freccia di Matteo che ha messo sul grafico, e sono le ultime candele significative importanti. Secondo me, è il primissimo livello prima di arrivare alla freccia rossa che è abbastanza distante, e dove il prezzo è adesso. Se tu prendi, esatto, questo prezzo qua è dove il mercato deve batterlo, deve passarla questa resistenza per cercare di allungare almeno fino alla freccettina rossa, quindi c'è tanto spazio eventualmente per recuperare un po'. Però fino ad allora, Save, non è contemplate delle ipotesi di rialzi enormi, ok? Cioè sono solo per il momento un attimo di correzioni con due resistenze chiavi, se guardiamo come analisi sul settimanale, queste due, 11.570, 12.820, che sono distanti, me ne rendo conto, però sono delle aree dove il mercato ha venduto in maniera prepotente. Forse okay. Se vogliamo andare a essere più precisi, come livello è questo di 9,40, no? Quindi Sì, dove il mercato esatto. aveva venduto poi anche chi ha tentato di ricomprare. Qua il concetto è esattamente lo stesso, cioè di capire il mercato dove tenta di fare cosa e dove intervengono gli operatori, no? Sale, quindi questa è la candela del 14 di marzo che tenta di andare a ribasso perché qua c'è la media 100, vedi che fa comunque un tentativo di vendere la candela del 21 febbraio e quella del 7 di marzo, non ce la fa, il mercato risale sul livello che abbiamo indicato prima e poi scende. Nel momento in cui il mercato viene rotto, quando è che rompe? Ci prova con questa candela del 25 aprile, però diciamo che in area siamo sempre lì, okay? 30-20 punti di rottura non sono una rottura, perché noi ragioniamo ad aree, e nel momento in cui il mercato rompe è il 2 maggio, questa candela del 2 maggio. Quindi noi sappiamo che sicuramente un livello importante, questo qua della freccetta rossa qui, è questo livello in cui il mercato va a rompere, che fa il break. Quindi come in questo caso il mercato fa il break a ribasso a 15.150, il livello che adesso dobbiamo monitorare finché non possiamo dire che il mercato è in rialzo è un livello di 12.940. Infatti, se vai a vedere, una volta che fa il break, qua il 30 di maggio, questo livello è un livello che è andato poi a risentire il mercato e poi è sceso. Quindi, per ora, a mio avviso, il livello più importante è quello. Poi, ovviamente, il livello basso più importante è il minimo della candela di settimana scorsa sul grafico settimanale. Ok? Quindi io non vado a cercare operatività long di multi-day, perlomeno, finché il mercato non si riposiziona almeno sopra il 10.940. Ci ha provato anche ottobre. Ottobre di quale anno? Qua dici?
Sì, qua ci ha provato il mercato. Ci ha provato, però non è stato convalidato. Quindi effettivamente questo livello non ci dice un granché. Sì, se lo vai a vedere corrisponde poi dove si è fermata la candela del 17 di gennaio. Sì, può essere un caso come... Cioè, qua sinceramente non ho un'analisi, perché il mercato non lo va a rompere quel livello, capito? Lì servono gli indicatori. Esatto. Allora, in quella fase, Giulio, visto che tu sei un OG trader, quindi un nostro corsista, e se tu vai a metterti gli indicatori che ben conosci sul grafico, in quella fase tu hai una cosa che ti dà supporto, ok? E ti fa quasi andare long su quella fase lì, ok? Quindi noi adesso stiamo ragionando senza niente, senza grafici, senza indicatori, senza aiuti. Stiamo ragionando con un grafico nudo e crudo. E naturalmente l'indicatore, il resto che poi spieghiamo, perché il ragionamento deve essere un pochino più ampio di questo, con l'ausilio degli indicatori ti vanno a confermare quello che tu stai pensando a livello grafico. Ok? Allora la forza. Per esempio, adesso che Giovanni mi chiede perché quel livello 11.570 c'è una resistenza, perché oltre a quel livello che dici tu per il minimo della K candle, e anche a livello di indicatori ci segnala, per esempio, sull'H4 una forte resistenza su questo livello, ok? E quindi è quello che ti serve poi per fare trading. Ti servono delle conferme della tua analisi. Che poi se guardi anche un grafico più piccolo, la K candle la candela, scusami, settimanale che tu definisci K candle, questa qua del 23 di maggio, se tu la vai a scomporre in candele più piccole ti accorgerai che comunque c'è stata anche qua una forte resistenza di prezzo, quindi anche per questo Esatto. motivo, se poi noi vogliamo anche essere più pignoli e vedere proprio un'area, perché poi il livello, come diciamo sempre, non è mai preciso, esatto, se il mercato va a violare la candela del 16 giugno, quindi va a chiudere sopra gli 11.650, potrebbe avere un po' di forza di ritornare sopra la fascia dei 12.940. Ma se chiude al di sotto, tendenzialmente evidenzia ancora debolezza di prezzo. Quindi poi qua c'è un gap che tendenzialmente può andare anche a chiudere in realtà. Quindi abbiamo un po' di cose qua sul daily, dobbiamo scomporlo in time frame più piccoli per capirlo meglio. Ok, Giulio, hai visto gli indicatori e quindi hai capito come effettivamente si trova a quel livello lì. Esatto, quindi tutto il ragionamento, ragazzi, vi serve per avere le conferme. È come che uno è bravo in una cosa, però se ha un altro amico che anche lui è bravo e gli dà la conferma, guarda Marco, hai fatto la tua analisi e anche la mia coincide, sei più contento, no? Sei più tranquillo di quello che fai. Per quello, Importante. esatto. Importante. Ok, ragazzi, allora io spero che intanto quello che abbiamo detto fino adesso vi sia rimasto utile. Penso che quello che adesso spero che facciate un po' di test. Non è semplice, bisogna avere un occhio abbastanza, diciamo, un occhio fine, perché per vedere queste cose qui bisogna fare tanta esperienza, quindi quello che vi invito a fare è tanta praticità. Davide, in realtà questo video non so se è stato registrato, non ti assicuro nulla, però questa lezione, queste cose che spieghiamo qui, in realtà fanno parte del nostro percorso Trading Winner, che è un nostro percorso formativo in cui ti andiamo a far vedere tutte queste cose qui, con dei video registrati, delle lezioni live, dei gruppi Telegram in cui andiamo anche a condividere la nostra operatività. Quindi se puoi essere interessato, puoi anche scriverci in privato o a me o a Marco, o scrivere alla nostra email che è supporto@ogitrading.it. Non so se riesco a mettertela qua, vediamo. E scrivi a questa email così in ogni caso io ti riesco a dire se c'è la registrazione oppure se non ce l'abbiamo, ecco. Scrivici per email così appena chiudiamo il webinar vediamo se abbiamo la registrazione.
Rimaniamo ancora qualche minuto se dovesse esserci qualche domanda. Sì, magari ci mettiamo in faccia. Sì. Domande sul broker, sulla nostra operatività. Però questa domanda che vorrei fare è quella di prima, cioè ragazzi, da qua, da questa ora insieme, abbiamo capito qualcosa? Sinceramente, perché è importante sia un feedback di questo genere, ma soprattutto anche per voi, per dire ho speso un'ora della mia vita per imparare qualcosa. Ok, questa è la parte più importante, ok? Tra l'altro, adesso io vi voglio invitare, per chi ancora non ci fosse, al nostro gruppo Telegram, che è questo qua, Oggi Trading e Investimenti. Per chi fosse nuovo e non ci segue, noi qua pubblichiamo tutti gli eventi che facciamo con IG, pubblichiamo i nostri webinar, video, contenuti, analisi. Quindi, se vi va di entrare, è un gruppo gratuito, siamo in 3500. E semplicemente basta che andate su Telegram e cercate Oggi Trading Investimenti. Se non avete Telegram, poi abbiamo anche un gruppo Facebook, ma comunque vi invito sempre a scriverci un'email a supporto@oggitrading.it. Adesso lascio ancora un attimo qua il nome per chi fosse interessato a seguirci un po' più da vicino. La trovi, Riccardo, nel corso Trading Winner, visto che tu sei un corsista, nei livelli istituzionali di mercato. Quindi se te la vuoi riguardare, è la stessa lezione che abbiamo fatto oggi, naturalmente con più dettagli, con più cose che tu sai. E quindi riguarda, quella è una lezione importante. Grazie Michele. Per questi complimenti. Sì, Gianfranco anche. C'è qualcuno qui che è venuto a Rimini Elite Forum a seguirmi, magari? Perché alcune cose che ho detto Elite Forum, se oggi vedete anche in ottica di quello che abbiamo detto oggi, unite le cose, diciamo che vi dà una mano. Ah, c'eri Stefano. No, sei fuori strada, Andrea. No, Andrea, Wyckoff Fuori non strada. lo utilizzo, cioè lo conosco, però non lo uso. Sei venuto allo stand di IG, Stefano? Potevi dirmelo? Potevi presentarti, non ti ho visto. Comunque, se hai seguito l'ultimo intervento, forse quello delle 16, ne ho parlato, non di questa cosa qui. Abbiamo visto anche qualche indicatore interessante o come sfruttarlo, come utilizzarlo. Quindi capisci che se già inizi a unire i pezzi, già qualcosa, qualche certezza in più sul mercato inizia ad avercela. Ora, tu Stefano non sei un nostro OG trader, giusto? Ok. La cosa più potente che c'è, ragazzi, è la condivisione di tutti i giorni. Cioè la nostra chat, se noi guardate lì su dietro dove c'è scritto OG Trading Investimenti, cioè OG Gruppo Supporto Operativo, è la nostra chat operativa a livello di trading. Questa è la cosa più potente che ci possa essere, ok? Perché ci sono 500 e passa membri che vogliono la stessa cosa sui mercati, che vogliono realizzare obiettivi importanti e quindi essere in un ambiente potenziante del genere, dove tutti vogliono la stessa cosa, dove E il dove si gruppo è condivide, cioè unito. qua come vedete c'è proprio la condivisione dell'operatività in tempo reale. Esatto, voi andate a imparare delle cose che in giro non ci sono, perché è la pratica unita a supporto, quindi un team sempre presente, dedicato a voi per ottenere risultati e siete in un ambiente protetto, quindi senza che ci sono persone che ti vogliono dire che il trading non funziona È una e tutte le truffa, solite cose che sentiamo. e soprattutto Quindi questa è la parte più importante.
soprattutto oltre che imparare in un ambiente protetto, state operando con un broker protetto perché, come sapete, IG ha tutte le regolamentazioni del caso, ma soprattutto i conti segregati, UniCredit, quindi nel caso del fallimento del broker i vostri soldi sono separati, ok, non dovesse mai fallire, ma comunque è un broker quotato in borsa, tra i più grandi al mondo, solidissimo, e quindi avete anche la sicurezza di un broker del genere. Va bene. È stato un piacere. Io spero davvero che ci sia stata, come diceva Marco, che sia stata interessante questa lezione, che abbiate appreso un pochino dalla nostra operatività. Vi ricordo che ogni settimana vi arrivano poi anche le nostre analisi. Se non le ricevete, l'email è sempre quella, supporto@ogtrading.it, così vi inseriamo nella lista per riceverle. E noi ci vediamo al prossimo webinar che faremo con IG, che ora devo vedere bene quando è perché penso sia verso. Sicuramente sarà ad agosto che ci sono un bel po' di robe ad agosto, un po' di appuntamenti. A luglio dobbiamo vedere. Luglio ve lo faremo sapere presto, vi invieremo anche presto delle mail se ci saranno appuntamenti con IG. Agosto tenetevi forte che ci saranno delle cose molto molto interessanti per chi non va al mare. Per chi va al mare ci può ascoltare da sotto l'ombrellone, ok? Medi, se vuoi approfondire un po' la situazione, puoi scriverci un'email sempre a supporto@ogtrading.it. Massimo, sei presente? Presentissimo, stavo cercando il calendario per dire i prossimi eventi, ma non credo che sia aggiornato, quindi non ho ancora le date purtroppo. Ok, non c'è problema. A settembre, ah sì, beh, a settembre, Riccardo, ci vediamo alla Winners Conference, perché noi di OG, per i nostri clienti di OG, ci vedremo tutti dal vivo, sarà un piacere, assolutamente. La registrazione, Antonio, scrivici a supporto@ogtrading.it, che se riusciamo ad averla, te la mandiamo. La mandiamo a tutti, di solito quelli che sono registrati, nella nostra newsletter, questa registrazione. Esatto, altrimenti ti mandiamo qualche webinar nostro di formazione, eh? Quindi qualcosa prendi. Sì, se non abbiamo questa registrata, comunque ce n'è una simile che avevo già fatto qualche mese fa e possiamo mandarti anche quella. Esatto. Io volevo dire una cosa, ovviamente non a voi due, ma a chi ci sta seguendo, che sfruttate Matteo e sfruttate Marco perché, sinceramente, nella mia piccola esperienza quasi ventennale, non ci sono tantissime persone disponibili ad aiutarvi. Quindi questi due ragazzi hanno creato una community di tantissime persone, quindi sono a disposizione e approfittate perché non trovate spesso tutti i giorni le persone così. Quindi vi invito a non avere a togliere il muro del timore, cosa che ho sempre avuto anch'io, soprattutto dai tempi della scuola, ma scrivetegli, fate domande che accelera il vostro processo per imparare a fare trading. Tutto qua. Assolutamente, grazie e porteremo un po' di prosecco, di champagne in IG per queste belle parole adesso. Diciamo che ha appena iniziato, Aspetta. Massimo, quindi qualche mese, no? Sei è appena Sì. iniziato, Con visto noi. 20 anni. Va bene. 20 anni di esperienza vuol dire che è proprio da ieri che hai iniziato, Sì, sei ne ho vista nuovo. di ogni, soprattutto cambiamenti di mercato, quindi Mi sa che diversi dobbiamo cambiamenti di ricominciare a mercato. vedere i time frame. Ripartiamo dai Diversi time fasi. frame stasera. Beh, qualcosa ho raccontato a Matteo, poi può condividere tranquillamente con te, però insomma, felice di riparlarne con molto piacere. Assolutamente. Grande. È stato un piacere, ragazzi. Vi auguro una buona serata a tutti. Ringrazio a tutti voi per essere venuti qua ad ascoltarci. Grazie Marco, grazie Massimo per averci ospitato. Grazie a tutto il team. Grazie a voi. Ciao E ci rivediamo prestissimo. a Ciao, tutti, ragazzi. sempre avanti tutta, forza OG Traders, come sempre. Ciao. Ciao.